Siamo in compagnia di Maria Luisa Longo, che è presidente della Proloquo di Cleto, anche qui oggi lei per la donazione del sangue, qui in piazza proprio nel borgo, e le chiediamo contezza, insomma, di questa bellissima iniziativa. Buongiorno a tutti, buongiorno Liberi TV, noi siamo qui nel nostro consueto appuntamento che si ripete ormai da diversi incontri, ricordiamo siamo almeno al quarto incontro con l'Avis e che ripetiamo ogni sei mesi con carenza semestrale, una volta qui in Piazza Cleto, un'altra volta a Savuto, e siamo anche noi nel nostro piccolo, in questo piccolo borgo, vogliamo dare un segnale di solidarietà per quello che può essere anche un piccolo gesto, ma veramente importante, perché come sapete in Italia, ma soprattutto in Calabria, c'è bisogno di sangue e questa cosa è un allarme che ha lanciato più volte l'Avis anche in alcuni importanti incontri che abbiamo fatto, e il nostro invito nel nostro piccolo qui anche come Proloquo a supportare questa bellissima associazione l'Avis è quello di incentivare soprattutto i nostri ragazzi a effettuare le donazioni, a donare con generosità, perché i ragazzi spesso sono intimoriti, non sono molto sensibilizzati su questa cosa, anche se noi siamo molto contenti perché già adesso sotto questo aspetto siamo al quarto incontro, però abbiamo notato che i nostri ragazzi sono adesso più sensibilizzati verso questa iniziativa, quindi se prima c'era un momento di diffidenza, di perplessità, di paura, adesso invece no, accolgono, come dire, questo appuntamento consueto con molta solidarietà. Quindi è vero, è un piccolo gesto che però può cambiare veramente, può dare veramente un grande aiuto e sicuramente è un gesto importante per la vita. Quindi noi vi continuiamo a rinnovare l'invito, anche perché ancora non ha mai fatto una donazione, di venire, di donare. Ovviamente noi oggi siamo qua, ma l'Avis ha il suo calendario, quindi si può seguire tranquillamente il calendario Avis, che oltre a Cleto chiaramente fa le giornate di donazione qui nei comuni vicini, Serra, Aiello e Amantea, quindi non è importante dove, ma è importante donare, quindi mi raccomando un po' di coraggio, un po' di forza, e pensate veramente che un piccolo atto di generosità può aiutare una vita. Quindi un saluto a Liberi TV, un saluto all'Avis e a voi che ci state ascoltando, e mi raccomando, forza e coraggio, fate una donazione.